La saggezza del vecchio maestro e il serpente. In un tranquillo villaggio giapponese situato ai piedi di una montagna sacra viveva un vecchio maestro zen conosciuto per la sua infinita saggezza e serenità. La gente veniva da lontano per ascoltare i suoi insegnamenti e cercare consiglio su vari problemi della vita. Un giorno, un giovane discepolo arrivò al tempio, afflitto e spaventato. Raccontò al maestro che un uomo malvagio lo perseguitava, cercando di fargli del male in ogni modo possibile. Maestro, disse il giovane, non so come sfuggire a questa persona. La sua presenza oscura la mia vita e mi riempie di paura e ansia. Cosa devo fare per allontanarlo? Il vecchio maestro sorrise con calma e chiese al giovane di seguirlo. Camminarono insieme fino a un grande albero di ciliegio che si trovava ai margini del villaggio. Il maestro si fermò e indicò un serpente che strisciava lentamente ai piedi dell'albero. Guarda quel serpente, disse il maestro. Il serpente rappresenta il male che ti perseguita. Ora osserva come lo affronterò. Il maestro si avvicinò al serpente, ma mantenne una distanza di sicurezza. Con movimenti lenti e deliberati, raccolse un lungo bastone e iniziò a tracciarlo sul terreno, disegnando un cerchio attorno al serpente. Il serpente, incuriosito, seguì il movimento del bastone con gli occhi, ma non fece alcun tentativo di attaccare. Quando il cerchio fu completo, il maestro si allontanò e tornò dal giovane. «Hai visto?» disse. «Non ho cercato di combattere il serpente. Non l'ho affrontato direttamente. Invece ho creato una barriera invisibile che ha fatto sì che il serpente si concentrasse su altro e non su di me». Il giovane guardò il maestro con perplessità. «Maestro, cosa significa questo per me?» Il maestro rispose: «Vedi, le persone malvagie come quel serpente cercano di attaccare e ferire chi è vulnerabile. Se cerchi di combatterle direttamente, potresti solo peggiorare la situazione. Invece devi creare una barriera invisibile di serenità e di stacco. Non dare loro l'energia che cercano. Focalizzati sulla tua crescita interiore, sulla tua pace e sulle tue azioni positive. Quando non trovano più un terreno fertile per il loro male, si allontaneranno da soli». Il giovane discepolo annuì lentamente, comprendendo finalmente la saggezza delle parole del maestro. Tornò al villaggio con un nuovo senso di calma e determinazione, pronto a creare la sua barriera invisibile contro il male. E così imparò che allontanare le persone malvagie non significava combatterle direttamente, ma piuttosto coltivare una mente e uno spirito così forti e sereni che il male non avrebbe trovato alcun appiglio. Qual è la morale di questa storia? Semplice. Non combattere il male con il male, coltiva la tua serenità interiore e il male si allontanerà da solo.